è finita. Pierre, ti prego. Cerca di capire, Jeanette. Mi sono fermato soltanto per dirti addio. Addio. Pierre. È finita. Dovevi scegliere, no? Fra me e questo che tu chiami il tuo lavoro. Hai continuato. Beh, basta. Non farmi impazzire, Pierre. La tua nave sta per partire. Meglio così. La lontananza ci aiuterà. A fare che? A soffrire di più tutti e due, come sempre è stato. Noi ci amiamo, Pierre. Oh, ti prego, Jeanette. Lasciami andare. No. Adesso devi ascoltarmi. Il mio lavoro non piace neanche a me, tu lo sai. Ma io devo vivere. Ti avevo detto che io ero pronto. Non sono di quelle. Pronto a sposarti anche. Ma in quanto a rinunciare a questa, no. È colpa tua, allora. Tua. Io sono giovane, Pierre, ti amo. Non sono il tipo di moglie che deve torturarsi 2 mesi per essere felice 2 giorni. Eppure l'hai fatto. E non eri mia moglie. Sì, l'ho fatto. Ma solo perché speravo che tu capissi. Non partire più. Mai più. Non posso, Jeanette. Non posso, questa è la mia vita. E allora... grazie delle sigarette. Mi sono state molto care. Proprio perché non ho accettato altro da te. C'è qualcos'altro, Jeanette? Ti prego, ridammela. Questa non me l'hai data per difendermi. E allora lasciamela. Ora ne avrò più bisogno di prima per difendermi. Possiamo lasciarci così. Siamo due pazzi, non è vero? Addio, Jeanette. Ti accompagno al porto. No. Presto, c'è un mucchio di gente, devi ripetere il numero. Non lo faccio il numero, ci provi a fermarmi. Thank you.
Ecco, ci sono dei secchi d'acqua! Io cerco delle coperture! Signorina Morino, non ha mangiato niente nemmeno oggi. Ho pensato di portarle un tè. Sono già quasi 3 mesi, vero? Sì, presso a poco. E ormai, fra qualche giorno... Crede che non abbia letto la verità? Negli occhi del professor Moret non ho la minima speranza. Sfregiata, rovinata. Per sempre. E ammetta pure il peggio se vuole. Ma se c'è qualcuno che le vuole bene sul serio... Non voglio la pietà di nessuno. E nemmeno la sua. Mi lasci. Prenda almeno il suo tè. Mi lasci, le dico! Professore, ha una crisi. Devo farle un'iniezione. La signorina Morinot deve ormai trovare in se stessa la forza di reagire. E io non sono di quelli che illudono. Io non voglio essere illusa. Certo, la sua vita cambierà. Dovrà trovarsi un altro lavoro, ma questo non... Crede che sia per questo che mi dispero. Quando potrò lasciare la clinica? Ma non c'è alcuna fretta. Io ne ho. Ma se non abbiamo ancora alleggerito il bendaggio? Sono stanca. Voglio dormire. Signorina, le direi lo stesso se lei fosse mia figlia. La sua vita non è finita. Lei non sa che cosa le risponderebbe sua figlia. Non ha famiglia qui e non ha nemmeno amici che si preoccupino di lei. I giornali l'hanno precisato. Va da lei. Nessuno ti conosce in quella clinica? Nessuno. E nessuno dovrà sapere che Jeanette Morinot verrà qui? Nessuno lo saprà. Mi fido di te, come sempre. E so che riusciremo. Insieme, come sempre. Lei può ancora salvarsi. Chi è lei? Non faccia domande. Non c'è tempo. Sono l'assistente di un grande scienziato che ha saputo del suo caso e vuole conoscerla. Conoscerla per curarla. A che serve? A che serve? Lei deve sperare. Noi abbiamo scoperto una nuova terapia, prodigiosa. Lei guarirà. Ciao, Leroy. Ciao. Non dirmi che sei venuto qui per parlare con me. Ci crederesti? Io? Allora non te lo dico. L'hai vista El Hogar? Ma di chi parlo? Andiamo. Che ne diresti di un bel titolone? Jeanette Morinot, salva e bella come prima. Pensa che razza di reclame per la clinica. Sì, sì, ma purtroppo è un titolo che non potrai mai scrivere. Perché? Dottore, la visita in corsia. Subito. Ciao, Leroy, ci vediamo. Ciao, ciao. Sorella... Ho 3 figli, fratello. E lei è un fidanzato boxer. Ha capito bene. Ricorda tutto. Il segreto è necessario. Il segreto assoluto. Con tutti. Ed è la sua unica speranza. Lo tenga sempre presente, sempre. Lei scomparirà per qualche tempo. 3-4 settimane o poco più. E quando riapparirà, tutto sarà come prima. Come se si svegliasse da un incubo orrendo. Non mi crede? E allora faccia come vuole. Io non sono mai stata qui.
Ma noi l'aspettiamo. Sembra immodesto parlare di un'era nuova nel campo della biologia e della terapia. Gli effetti distruttivi e degeneranti delle esplosioni atomiche hanno impegnato più che mai la scienza nell'ansiosa ricerca di mezzi e procedimenti atti a determinare la rigenerazione delle cellule distrutte o abnormi. Ebbene, io non esito ad affermare che il Mioderma 28 è il miracoloso preparato curativo che l'umanità attendeva. I suoi effetti rigeneranti sono completi, sia nel caso di crescita abnorme delle cellule, sia nel caso di loro distruzione. Come il bene nasce dal male, il Derma 28 nasce dal Derma 25, un preparato che provoca ed esaspera lo sviluppo deformante delle cellule e dal quale, quando riuscirò a controllare la sua instabilità, ricaverò quel vaccino preventivo anticancerogeno che da anni è la meta più elevata e importante delle ricerche scientifiche. Reiterati esperimenti del Derma 28 su cavie mostrizzate con Derma 25 garantiscono la sua prodigiosa efficacia. Una sola applicazione del Derma 28... Ma che fai? Ma ti rendi conto? Ma tu sei davvero impazzita? Sì, è il Derma 25, quello che abbiamo iniettato a tante di quelle povere bestie. Trasformandoli in mostri, tu conosci il suo effetto. Guarda, vieni, devi sottoporti subito alla reversione radioattiva nella campana. No, sperimenta su di me il Derma 28. Su di te, la prima volta su un essere umano, io non ne ho il coraggio. Per questo l'ho fatto, perché tu trovassi questo coraggio. Aspettiamo quella ragazza, Jeanette Morino. No, è un onore che rivendico. Io non ti sono mai stata così vicina come in questo momento. E tu non lo dimenticherai. Via tu. Sasha, non stare in pena per me. E dopo portami la rosa più bella. Vai adesso. Presto, non c'è un secondo da perdere. Ogni goccia di Derma 28 rappresenta mesi e mesi di lavoro e di ansia. E il giorno in cui potremo prepararlo rapidamente come il Derma 25... Dammi il braccio. Sì. Non c'è dubbio, non c'è più il minimo dubbio. Vedi? È sparita ogni traccia di degenerazione delle cellule. È il giorno più felice della mia vita. Della nostra vita. È vero. Io non dimenticherò mai quello che hai fatto per me. Grazie. Dimmelo in un altro modo. Dillo a Monique, non alla tua assistente. Usciamo stasera? No. Stiamocene a casa, con i nostri dischi, vicini. Aspetta. Perché mi guardi così? Per un momento... sembrava che tu compissi un rito. Sì, era un rito. Vieni. Posso scendere a terra, comandante? Allegro, eh? Tutto a posto? Certo, altrimenti non gliel'avrei chiesto. Va bene, vai pure. Grazie. Allora... hai proprio deciso? Sì, ho deciso. Se Jeanette mi vuole ancora, ci sposiamo. Lei è proprio certo che io mi sbagli, eh? Si può mai essere sicuri in queste cose? Però non ti ci vedo a terra per sempre. Beh, se per questo nemmeno io. Ma in 3 mesi ho avuto tutto il tempo per riflettere. Le voglio bene. Non le hai mai scritto, infatti. Sono troppo orgoglioso. E lei? Ci assomigliamo. Beh, auguri. E te li faccio sul serio. Grazie. È qui il professor Levy? Finalmente. Ben è arrivata. Le valigie? In deposito alla stazione, come lei mi aveva detto. Lo scontrino? Eccolo.
E nessuno sa che lei è venuta qui. Nessuno. Va a ritirare le valigie. Andiamo nello studio. Il professor Levin ci raggiungerà subito. Ma questa non è una clinica? No, non è una clinica. È il luogo dove il professor Levin studia e lavora, con me accanto. Venga, venga. Si scopre. Si scopre, ho detto. Non c'è dubbio. Sì, lei è deturpata per sempre, come da un cancro inarrestabile, da una lepra. Nessuno mi può salvare, nessuno! Lasciatemi andare via! Io le prometto di restituirle il suo volto, la sua bellezza. Lei è peggiore degli altri. Perché vuole ingannarmi? Non parli così. Si sforzi di capire. Noi siamo riusciti a conquistare un segreto. Quello della riproduzione spontanea delle cellule. È il segreto stesso della vita. Della vita e della morte. Prima volutamente le ho parlato di cancro. Di cellule che prolificano inattesamente a spese dell'organismo fino a distruggerlo. Ebbene, ecco la nostra straordinaria scoperta. Noi siamo riusciti a creare una generazione spontanea delle cellule, anzi a ricreare quelle distrutte, a dominare il mostro che ci divorava fino a metterlo al nostro servizio. Capisce ora? È un miracolo e lei sarà la prima persona al mondo che lo vivrà. Io lo farò, questo miracolo. Non credo ai miracoli. Non so più nemmeno pregare. Lasciatemi andare via, preferisco piuttosto... Preferisce uccidersi, vero? Se ha rinunciato a sperare, perché non l'ha già fatto prima? È condannata senza appello. E lo sa. Lo sa, tutti gliel'hanno detto. Ora sono pronta a farlo. Ora? Se è davvero così disperata, perché non vuole tentare? Sì, gliela restituirò. Ma solo il giorno in cui lei potrà rinfacciarmi con certezza il mio fallimento. Mi capisce, Jeanette? Ma fino a quel giorno... Allora? No, no, vi prego. È svenuta. La sua camera è pronta. Oh, Albert! E adesso portiamola su. La nostra bella cavia umana. Bella? Lei non sapeva niente? No, io non sapevo niente, tra disgrazia. Ero in mare, sono appena sbarcato. Ma... Eppure oggi lei ha mandato a ritirare tutta la roba da pensione tour per farla trasportare qui alla clinica. Io non capisco. A noi ha detto che sarebbe tornata alla pensione dove abitava, alla pensione tour. Jeanette deve essere ancora qui in città. Potrebbe anche essere partita. Non c'è che una spiegazione. Un'infermiera può essere indiscreta. Jeanette Morinot non vuole che lei la riveda così. Nessuno al mondo può restituirle la sua bellezza. E lei lo sa. Per me resterà sempre la stessa. Sì, credo che Jeanette sbagli. Ma se sbaglia è perché le vuole bene. Sasha! Sasha! Hai lasciato spegnere il generatore. Ubriacone, mascalzone! Thank you.
Segna, André. E va bene, signor Dionon. Questo lo allunghiamo. Un momento. Arletti, dove vai? E aspetti. Certo, sembra impossibile che una persona possa scomparire così in un'ora senza lasciare traccia. Dammene un altro. Daglielo. Ma non serve a niente. Madre, due gin, subito. La colpa è dell'orgoglio di Jeannette. Sai che quando sono andata in clinica non sono riuscita a vederla neppure io. E quando ha mandato a prendere la sua roba... Arlette, torna al tuo tavolo. Prima applico in loco il derma con un'incisione. Bisturi. Tampone. Poker. Derma. Nessun effetto. E allora? Inietto il derma. Niente. Ancora niente. Ciao, Arlette. Ciao. Arrivederci. Pier, ancora qui. Ti accompagno. È tardi? Già, troppo tardi. L'accompagno con la mia macchina? Non ce n'è più una goccia. 5 iniezioni e nessun effetto. E non mi sono sbagliato. Su di te ha operato. Perché l'applicazione fu immediata. Nel caso di cellule distrutte occorreranno applicazioni ripetute. Sì, forse hai ragione. Ma ci vogliono mesi per prepararlo di nuovo. Mandiamola via. Troveremo un altro soggetto quando avremo di nuovo il derma 28. Perché vado a raccontare quello che abbiamo tentato su di lei? Dovremmo ucciderla. E poi pensa se il derma 28 operasse diversamente. Non dimenticare che è ricavato dal derma 25. Io non posso pensare a lei come... Come a un mostro, vero? Ti preoccupi troppo per lei. Albert. Guarda. Jeannette. Dovevi dubitare, io non ho mai dubitato. Portami qualcosa da bere, ti prego. Albert.
Ti prego. Sì. La nostra vittoria. Portiamola su. Albert. Di shock è terminato. Non ci sono più dubbi, abbiamo vinto. Non sei felice? Sì. Ma in questo momento provo solo una grande stanchezza e una specie di paura. Di che? Avverrà il fissaggio. La rigenerazione delle cellule nuove sarà permanente. Io sono sicura che... Ho dormito tanto. Lei? Sì, Jeanette. È il professor Levin, l'uomo che mi dia la sua mano. Jeanette. Torni a letto ora. Il suo organismo ha subito una scossa troppo violenta. È guarita, sì, ma dobbiamo aspettare. Dobbiamo essere certi del risultato. Certissimi, vero? Non dubiti, Jeanette. Il miracolo è avvenuto. E lei rimarrà con noi finché avremo la certezza di poterlo proclamare di fronte a tutti. Ancora? Ancora. Non è felice? Non ha voglia di ridere, di cantare? E Monique? Ma perché Monique non torna? Forse doveva completare un lavoro. Del resto non è meglio così. C'è sempre Monique. Mi hai abbracciato quando ti sei vista guarita. La tua gratitudine è già amore. Ma come puoi credere che se ti amassi non te lo direi? È così. Mi ami. Non hai saputo leggere chiaramente dentro di te. Sei ancora troppo sconvolta da quello che è successo nella tua vita. Ma mi ami. Non puoi non amarmi. Ti ho strappata alla disperazione, alla morte. Ti ho restituito la tua bellezza.
E io ho bisogno di te. Non potrò mai rinunciare a te. Albert. No, Jeanette. Tu sei una cosa mia. Tu mi appartieni. Aspetta, avevo dimenticato. Scusa un momento. Albert, ma che succede? Niente. Niente. Qualche cosa d'urgente che avevo dimenticato di dire a Monique. Monique! 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 Oh, non so che mi succede. Ho il viso che mi brucia tanto. Siediti. Passa subito. Monique, non capisco. Albert. Ma che ho? Sono qui, Jeanette. Rilasciati. Sei stanca. Ora dormirà certamente per parecchie ore. Su, presto. Portiamola subito in laboratorio. Dobbiamo riuscire. Dobbiamo, capisci? Non contare più su di me. Monique! Non è più per te la bella cavia umana. Monique! Io ho bisogno del tuo aiuto. Ho un patto, e tu sai quale. Sì, rinuncerò a lei. Ti do la mia parola, mi credi? Sasha, aiutaci a portarla nel laboratorio. Ho preparato tutto, ma perché fare? Ah, ce ne fosse ancora una sola goccia. Ma non ce n'è. Io non mi rassegno. Ricorriamo alle radiazioni. Sei impazzito. Ah, sì, sì, sono pazzo, ma voglio che lei guarisca. Lo sai che è inutile. Lei è tornata la sua piaga e la reversione radioattiva ha effetto solo contro il derma 25. Jeanette. Non può essere così. C'è una strada, un innesto. Tu hai perso la testa. Ah, sì. Ecco la soluzione. L'innesto umano, il trapianto diretto delle glandole usate per il derma 28 di un'altra donna, giovane. Albert, hai perso la testa. Per lei come donna. Io ti ho dato la mia parola. Ora che... so che non posso crederti. E se vuoi salvarla, esci e ammazza la prima donna che passa. E se il fissaggio non avverrà, dovrai ucciderne un'altra e poi un'altra. Ma io non sarò mai tua compagna. Monique! E se mi chiederanno la verità, la dirò, capisci? Monique, vieni qui! Monique! Monique! Ascoltami. Basta! Non abbiamo mai fatto troppe parole noi due. Lei è laggiù, sola. Non possiamo salvarla. E allora? Ma io sono qui, vicino a te. Ma che vuoi ancora? Che mi sacrifichi per lei? Sei pazza! Sì, è vero. Mi sono innamorato di lei. Ma passerà. Passerà. Non è amore. È un sentimento complesso, morboso, se vuoi. Di volontà di dominio, di possesso creativo. Tu devi aiutarmi anche in questo. A vincere questa infatuazione. Lotta con me come hai fatto finora. Non ti basta per vincerla. Lei rimarrà così, così. Lei non c'entra fra noi due. La manderemo via. Lontano. La dimenticherò. E noi ricominceremo. E riusciremo. Sì, la donna intelligente di sempre. Tu sai che io ucciderei mille volte pur di non fallire. Mille volte. Sai che noi siamo legati per sempre.
per sempre. Commissario Bouchard, il professor Levin, vero? Ci conosciamo? No, ma il suo nome è già illustre. Le sue foto, le sue interviste alla TV. Permette, dovrei, medico legale. Murray, il mio vice. Mi dispiace che si sia disturbato personalmente. È lei che ha telefonato, vero? Sono solo in questo momento. Vogliamo entrare? Prego. Capo, non ho sigarette, le dispiace? Sì, non puoi stare mezz'ora senza fumare. Che c'è, Sasha? Perché è entrato qui senza bussare? L'ha mandato il professor Levin? Oh, ho un gran mal di testa. Già, lo champagne. Dov'è Monique? Capisco. Che cosa è successo a Monique? No, non è vero. Ma lei è pazzo, non è possibile. Monique! Monique! Paralisi cardiaca, non c'è dubbio. E nessun sintomo, nessun preavviso. Ah, sì. La tenevo sotto controllo da quasi 2 anni. Redigo subito il certificato. Senza autopsia. Autopsia. Ho già confermato la diagnosi del professor Levin. E anche per riguardo... No, no. Se questa è la prassi. Ispettore, se la decisione è di mia competenza, niente autopsia. No, no, no. Se non è necessaria... Assolutamente. Chiedo scusa. Io sono giù nel mio studio. Io non capisco. Levin potrebbe essere suo figlio. E con questo? È un maestro. Dottore, l'aspetto giù nello studio. Va bene, ispettore. Comunque è un maestro che sapeva scegliersele le sue assistenti. Era di Cherbourg, credo. Monique Riviere. Comunque può trovare le sue carte in camera sua. Soffriva di aritmie, di capogiri. Ah. Vorrei mostrarle qualcosa. Ecco. Questo è il suo ultimo elettrocardiogramma. Gliel'avevo tenuto nascosto. Meglio mostrarlo al medico legale. Per me è cinese. Professore, sa che io la conosco benissimo. Si meraviglia. Non c'è bisogno di avere la barba bianca per essere uno scienziato famoso. Bastano i suoi articoli, le sue interviste. Specialmente quelle alla televisione, al suo ritorno dal Giappone. A proposito... Queste strane bottiglie sono... Sì, Hiroshima. Processo deformativo di fusione fra bottiglie, bicchieri e ceramiche vicine. Gli abitanti di Hiroshima le vendono come oggetti ricordo. Comunque fanno una certa impressione. E lei è rimasto laggiù molto tempo? S'accomodi. 8 mesi. All'Istituto Nippo Americano per le ricerche radiologiche. Oh, interessante. Prego. Grazie, non fumo più. E ha visto da vicino quelle povere creature? Certo. E da allora ho votato l'intera mia vita a quelle ricerche. Quali esattamente? Ha mai sentito parlare di mutazioni genetiche? Sì, vagamente. Rane che dopo lo scoppio atomico generarono rane a 2 teste. Esatto. Ebbene, mutazioni simili possono essere o no permanenti. Pensi se lo fossero a quali straordinari sviluppi potrebbero condurci. Insomma, sfruttare l'orrore per conseguire la salvezza. Il male per raggiungere il bene, è così? Pressa poco. Nelle sue interviste alla TV, lei mostrò delle fotografie molto interessanti. Ah, sì. Sono in quest'album. Posso? Prego. Povera gente. E le conseguenze sulla psiche delle vittime? Domanda intelligente la sua. Beh, il rapporto tra l'anima e il corpo non è ancora stato stabilito.
Ed è meglio che non lo sia mai, credo. O sbaglio? Allora, dottore? Ho fatto il certificato. Paralisi cardiaca. Oggi mi sembra di rivivere. Ti ringrazio di avermi accontentata. Non volevo darti la sensazione di essere prigioniera, non mia, della necessità di conservare un segreto. Che guardi? Il mare. Il mare. Sì, il mare. Non c'è un po' di musica? Jeanette, tu sei lontana. Albert, ti prego, non voglio pensare. D'accordo. Non pensiamo. Nessuno poteva supporre che l'evasione dallo zoo avesse tragiche conseguenze. Ma chi, se non un animale dai ferini sanguinari... Volevo un po' di musica. ...avrebbe mai potuto accanirsi così sulla povera ragazza uccisa? Albert! Non c'è dubbio, si tratta del gorilla fuggito. Dimmi. Ho un gran freddo, ma il viso mi brucia, come quella notte, quando Monique... Presto, torniamo a casa. Ma che mi succede? Rimettili. Gli occhiali. Jeanette è su nella sua camera e non si sveglierà per qualche ora. Ma tu mettiti di guardia alla sua porta e non ti muovere finché non mi vedi. Portati via questa roba. Io devo salvarla a qualunque costo e darei la mia vita per farlo. C'è una strada, l'innesto umano, il trapianto diretto delle glandole di un'altra donna, giovane. Che vuoi ancora? Devo sacrificarmi per lei? Sì, un'altra come Monique. E se il fissaggio non avverrà? Un'altra, poi un'altra, finché lei si salverà. Ma io non ne ho il coraggio. Io non voglio più uccidere. E chi non la conosce? I suoi articoli, le sue interviste alla TV? Non posso. Se qualcuno mi vedesse... Ma chi, se non un animale dai ferini sanguinari istinti, avrebbe mai potuto accanirsi così sulla povera ragazza uccisa? Sì, il Terma 25. Proprio il Terma 25. Mostro che non teme di uccidere, che non soffre uccidendo.
Signorina. È tardi. Venga qui, le do quello che vuole. Va bene, mi avevi messo una paura. Che giochiamo, a nasconderella? Hai visto? Sei convinta ora? Oh, ma io... Stai calma. E senza quest'ossessione dello specchio. Lo so, tu pensi a ieri, anch'io sono ancora sconvolto. Temi che la tua guarigione non sia definitiva. Ma ti sbagli. Ormai è un semplice problema di fissaggio. Un problema che ho già risolto. Bisogna aiutare le cellule rigenerate a stabilizzarsi, nutrirle per qualche tempo. Una specie di innesto. Innesto? Sì, presta poco, da ripetere alcune volte. Che hai da guardarmi? Te l'ho detto, sono stanco, sconvolto e ho passato l'intera notte in laboratorio perché tu ti svegliassi così. Quante volte dovrai ancora curarmi? Poche, pochissime. Nessuno lo spera più di me. Tu non potrai mai sapere quello che mi è costato curarti. Eppure mi basterebbe dirtelo per farti capire quanto ti amo. Jeanette! No! Lasciami ora! Ti prego! Devo vestirmi. Ci vediamo più tardi in giardino. Va bene. Sì, il tenente Morny è sempre imbarcato sulla Garonne, a Città del Capo. Devo comunicare con lui, è cosa urgentissima. Potete inoltrargli una lettera? Ah, certo, per via aerea, ha uno scalo nel viaggio di ritorno. Prego, non c'è di che. Scusi, Sasha. Non ho più sigarette e lei sa che non fumo che queste. Può andare a comprarle. Per favore, me la può spedire? Il resto è per lei. No, no, la prego, tenga. Non dimenticherà di spedirla, vero? Grazie. Piero, amore mio, nulla è cambiato fra noi, almeno per me. E ora ho bisogno di te. Piero, ho paura. Grazie, Sasha. Hai fatto bene. Sì, lo so che posso sempre contare su di te.
Questa lettera. No, 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 non glielo dirò. Ma tu non perderla mai di vista quando io non ci sono. E isola il telefono, come ti ho insegnato. Questa sera io avrò da fare qui. Non voglio essere disturbato finché non ti chiamo io. Hai capito? Che barba stasera. Io mi fumo una sigaretta e me ne torno a casa. Noi facciamo un altro giro. Sì, e poi ce ne torniamo a casa anche noi. Moi, je m'en fous de tout le monde, mais j'ai du charme. Mirella! Mirella? Ma dove è andata a finire? Ma... Ti pare che non c'erano? Ehi voi, che fate qui? Che facciamo? Andatevene a casa. Non avete paura nemmeno del gorilla? Il gorilla? Meglio il gorilla degli uomini. Faccia grossa al gorilla, ci daranno una medaglia. Ma che succede di là? Ma che permesso, se ne va. Affari privati, guardi, non c'è il giornale. Figuriamoci le ruote. Salve, capo. Buongiorno, cosa c'è? Volevo portarle i saluti di mio zio generale. E chi è? Come, non lo conosce? No. Non fa niente. Capo, volevo dirle che io e i miei colleghi siamo tutti qui di fronte al bistro. Lei ci deve ricevere. Ma per fare che cosa? Per descrivervi un gorilla? Non avete un'enciclopedia, no? Senta, capo. Capo, c'è una signora che dice di aver incontrato il gorilla. Ma che gorilla? Seddock. Prego, si accomodi. Grazie. Mi faccio fare a pezzi, ma non mi muovo. Dunque, lei ha incontrato il gorilla? No, non il gorilla. Seddock. Un essere mostruoso. Uomo e bestia nello stesso tempo. Occhi da belva, artigli da avvoltoio. Del resto io lo sapevo che l'avrei incontrato. Ah, lo sapeva. Certo, fin da quando ero bambina. Mi appariva in sogno e dal fondo delle camere buie. Ah, e la prima volta che si è presentato le ha detto: io mi chiamo Seddock. Scherzi lei, se lo trovasse faccia a faccia. Per fortuna stanotte è passato senza vedermi. Ero inchiodata a terra dall'orrore. Vedevo già i suoi artigli alzarsi sopra di me. E dove l'ha incontrato stanotte? Signora, il suo discorso è troppo interessante ed è sciupato per noi soli, capisce? Signora, Adesso il mio aiutante la presenterà a dei simpatici amici, del genere di questo. E lei racconterà tutto per filo e per segno, va bene? Oh, ma lei che deve ascoltarmi? No, no, signora, vede, io in questo momento avrei qualcos'altro da fare. Su, venga, le faranno le fotografie. Davvero? Oh, certo, certo. Buongiorno, eh? Buongiorno. Ma non ha un filo di trucco? Che bisogno ne ha?
Beh, tu non vai a sentire la favola? Io vado a caccia di notizie, non di favole. Soprattutto a caccia di titoli. Certo. Lei mi sta dando un'idea. Gratis. Ma scompari. Grazie. Arrivederci. Quando all'improvviso, all'angolo di Rue Berry... Ho capito. Seddock è la personificazione del suo schiavismo sessuale represso. Psicanalista per signora. Preferisco Fernandel. Non dire retta, tu racconti, racconti. Basta. Non parlo più, dal momento che non mi credete. Ecco, l'avete offesa. Io torno al giornale. Sei giornale, ma che tu ci sto. Ma dove si sarà nascosto questo furbacchione di gorilla? Che gorilla, ma se vi ho detto che... Li lasci perdere. Signora, lei si ricorda di me? Eh? Cinque minuti fa nell'ufficio dell'ispettore. Ah, sì! Ah, meno male. Essere notati da una signora come lei. Racconti a me, eh? Io le crederò. Seddock ha ucciso. Seddock. Non è un gorilla, ma un mostro. Chi vuole che ci creda? Oggi si crede a tutto. Si va sulla luna, oggi. Certo, però come gorilla è un po' troppo sanguinario. Ma i gorilla non ripetono il modulo di un delitto. Allora lei pensa che Seddock esista? Hai mai sentito parlare di maniaci sessuali? Dalla telescrivente, rapporto alla centrale e a lei, capo. Che cos'è? Un cane smarrito? Ma? Un'altra vittima. Ah, un'altra? È stata ritrovata poco fa nella zona del porto. La stessa ferita, lo stesso modulo. Seddock. Ah, piantala. Gorilla o uomo, l'assassino è libero. Ed è qui, in città. Blanchette, basta quei capricci. Siete troppo golosi, troppo... Ripetiamo ora l'ultimo comunicato della polizia locale. Ogni pericolo relativo all'evasione del gorilla dallo zoo cittadino deve considerarsi cessato. L'animale è stato scovato e ucciso da una delle numerose pattuglie di armi. Il gorilla, altro che gorilla. Non vogliono credermi, non vogliono credermi, ma Seddock esiste, esiste. E io non sono una visionaria, una mitomane come scrivono i giornali. Di musica leggera. Questo è Giuseppe. Pronta? Chi? No, no, caro signore, i giornali mi hanno trattata troppo male. Oh, lo credo bene. E certo, il suo giornale è pronto a farmi le scuse a nome di tutta la stampa. Assurda, ridicola, questa è la parola. Un gorilla genio del male. Ora, veramente... No, no, non è che abbia impegni, ma stavo per andare a letto. Ah, è qui al bar d'angolo. Mi dia 5 minuti per mettermi in ordine. Oddio, i 5 minuti di una signora, si intende. D'accordo. Buonasera, dottore. Su. Strangolata prima e poi la solita ferita. Ha gli occhi sbarrati. Seddock. Non potrò darmi pace, è il mio articolo che l'ha uccisa. Rimorso da condividere. Ma non ti ha detto proprio altro? C'è tutto sul giornale, anche troppo. Se non avessi scritto che viveva sola e dove... No, sul conto del mostro, dicevo, di...
Seddock, ormai come chiamarlo altrimenti? Niente, Seddock. Ma no. Lo so, è assurdo, ma o un essere simile esiste oppure è stata davvero uccisa da un fantasma. Altro che fantasma. Questo è sadismo bestiale. Artigli che affondano, frugano, asportano. Le stesse caratteristiche che abbiamo... Grazie, basta così, dottore. Quali caratteristiche? Passi più tardi da me. Arrivederci. Vieni, Maria. Arrivederci. Male. Senta... Giovanotto, ho molto da fare. Scusi, no. Volevo dirle... Su, presto, sbrigatevi a sistemare. Arlette, sempre in ritardo, eh? Sono già pronta. Guarda chi c'è. Pierre! Arlette! Finalmente! Come stai? Non mi dire che mi stavi aspettando. Io sì, se lo vuoi sapere. Ciao, Yvonne. Ma sbaglio o ti stai ingrassando? Non ti piaccio più? Ehi, Pierre è tornato. Ciao, oh, salve, Trent. Buonasera. Ciao. Una stecca di sigarette se mi suonate qualche cosa. Ma solo per me, eh? Ehi, diamoci da fare, ci paga lo straordinario. Siedi. Pensi ancora a lei, vero? Molto bene. Eh? Ah, sì, sì. Lo so che è stata la povera Monica a insegnartelo. Notiziario locale. Seddock, il mostro assassino, è ormai l'argomento del giorno. Paul Leroy, il brillante Sasha! Perché la signorina Jeanette non è ancora scesa? Raccoglierai dopo, torna su a chiamarla. Un articolo sensazionale. Ebbene, la mitomane, proprio lei, è la terza vittima del mostro. Perché Seddock l'ha uccisa? Non è logico che si tratti questa volta della eliminazione dell'unico testimone, dell'unica persona al mondo che forse si è trovata faccia a faccia con l'assassino, uomo o mostro che sia? Non c'è? Hai cercato dappertutto. Jeanette! Sasha! Cerchiamola. Jeanette! La Garonne, la nave di Pierre Morny, ha attraccato oggi. Dov'è la chiave del cancello? Cretino! Presto, vieni! Signorina, lì fa freddo, salga a bordo! Grazie, no, preferisco aspettarlo qui. Mi hanno detto che non saresti più guarita. Non volevi più vedermi. Era tutto vero, Pierre, tutto vero. Ma non sai che ti ho cercata dappertutto. Jeanette, non farmi impazzire, ti prego. Dove sei stata? Che cosa è successo? Non hai ricevuto la mia lettera. Quale lettera? Oh, Pierre, portami via, ho paura. Ma di chi? Dica... O ce l'hanno buttato? Sì, c'erano delle altre persone sulla macchina. Gettateli una cima. Lì c'è una barca. È un ufficiale. Tenente, tenente Morny!
E lei è sicuro che si tratti della stessa persona? Sicurissimo. E questa con lei sfigurata così me l'hanno data alla clinica, da cui l'hanno dimessa deturpata per sempre. Ah, sì, sì, le foto sono della stessa ragazza, d'accordo. Ma io mi riferivo al suo incontro con lei stanotte. Al porto, non crede che... Ma no, commissario, era lì, davanti a me. Ma col buio, nella nebbia... È la mia donna, come posso sbagliarmi? Fra le persone scomparse nessuna denuncia a nome Jeanette Morino. Ma non è scomparsa, è qui, l'ho vista. E poi non ha parenti in città, anche se l'avessero rapita... Senta, io voglio crederle. Ricordo l'incidente d'auto in cui Jeanette Morino rischiò di perdere la vita. Ma questa storia di una guarigione impossibile... Sì, guarita, perfettamente. Il suo viso di sempre. E chi avrebbe interesse a nascondere un tale miracolo? Quelli che hanno tentato di uccidermi. Ma perché? Un'ora fa, in Rue d'Ormé, il brigadiere Vandella ha ritrovato una Dauphine rubata. Questa è la targa. Mi vuoi ringiovanire, Marin? Quanto tempo è che non mi occupo più di macchine rubate? La stessa macchina, qualche tempo prima, cioè presso poco al momento dell'aggressione, è stata fermata all'Esplanade a due passi dal porto, dal vigile. Dentro, oltre all'autista, c'era una donna svenuta e un medico che l'accompagnava all'ospedale. Vede? E hai pronto soccorso? Ho già telefonato, nessun ricovero. Forse la portava in una clinica privata. Il nome del medico? Cholet non ha pensato a chiederglielo, e date le circostanze, e potrebbe trattarsi di un medico che si è rivolto alla prima macchina che passava. O di un falso medico, che aveva interesse a non far identificare né se stesso né la donna. Jeanette. Forse. Ma c'è un medico vero che può darci notizie su questa miracolosa guarigione. Mi lasci venire con lei? Sì, ma con una raccomandazione però, che... No, gliela farò in macchina. Ah, buonasera, professor Levin. Ci scusi tanto se il... Ah, questo è il brigadiere Durand. Marais, lei già lo conosce. Ci scusi tanto se la disturbiamo a quest'ora, ma passando davanti alla sua villa mi sono detto, perché non rivolgersi al professor Levin per chiarire un dubbio scientifico? Lei è stato così gentile con me quando ci siamo incontrati per la prima volta in quella dolorosa circostanza. Ah già, la morte della mia assistente, Monique Rivière. Va pure, Sasha. Sasha. Che strano tipo. È il mio factotum, giardiniere soprattutto. Muto, cane fedele, innamorato dei fiori. Il classico indiziato da romanzo giallo, se avessi elementi per sospettarlo. Posso offrire qualcosa? Sì, sì, grazie. Sediamoci. Cerchiamo di far dimenticare al professor Levin che siamo dei poliziotti. Avete visto queste bottiglie? Oggetti ricordo di Hiroshima. Oggetti ricordo interessanti, vero Durand? C'è proprio bisogno di fumarmi sotto il naso. Mi scusi. Prego. Grazie. Prego. Allora? Ah, è presto detto. Senta, professore, lei avrà seguito su Eclair Soir tutta quella montatura su Seddock, il mostro? Non molto. Montatura però è la parola esatta, una volgare speculazione giornalistica. Capo. Va bene, vattela a fumare. Se lei permette. Ma io non ho ancora capito. Ecco, l'altra volta le ho fatto una domanda che lei ebbe la cortesia di definire intelligente. E le conseguenze sulla psiche delle vittime dello scoppio atomico. Ebbene, forse la mia supposizione le sembrerà assurda, ma quante navi arrivano qui dal Giappone? E questo Seddock non potrebbe venire di laggiù? Ah, sì. Lei pensa al ripetersi del tipo dilaniante della ferita fra gola e esterno, l'ossessione vendicativa di un uomo avvelenato o deturpato per sempre dalle radiazioni, una specie di vampiro atomico che vuole guarire. Esatto. E allora? L'ipotesi è romanzesca, ma non si può escludere. Lei ha detto che l'ipotesi è romanzesca, ma il fatto che lei non la escluda del tutto mi mette, come dire, un po' in pace con la mia coscienza. Noi dobbiamo sempre rimanere con i piedi per terra. Capo, e le foto? Ah, già. Mi scusi, avevo un altro scopo venendo qui da lei. Guardi, esamini questa foto. Lei crede che una donna ridotta in questo stato possa guarire del tutto?
Voglio dire, senza alcuna cicatrice, alcun segno. Lo escludo. Si tratta di una deturpazione permanente. Eppure, professore, io... Lascia parlare me, Durand. Eppure, c'è qualcuno che afferma di aver visto questa donna guarita. Non è possibile. E se esistesse una cura, che so, un procedimento nuovo? L'uomo che l'avesse inventata sarebbe celebre. E le assicuro che sarei il primo a invidiarlo. Capisco. Allora, quest'altra foto, che mi è stata data come prova dell'avvenuta guarigione, sarebbe invece antecedente alla deturpazione? Beh, la dedica non ha data. Ah, già, non ne ha. E poi, anche se l'avesse avuta, non potrebbe essere falsa. Professore, io le assicuro... Durand! Abbiamo disturbato abbastanza. Le siamo molto grati, professore. Vi accompagno. Grazie. Mare? Ah, vieni, vieni. Durand! Professore, deve sentirsi un po' solo qui, una casa così grande. Ma non ha una nuova assistente. Crede che sia semplice trovarla? E poi questo per me è un periodo di riposo, quasi. I miei studi si sono arenati. Sa, professore, che invidio il suo giardiniere Sasha? Ah, sì? È un po' difficile crederlo. No, dicevo, sono un floricoltore mancato. Pensi, ispettore, che lavora anche di notte lui. Forse teme una gelata. Ah, ho capito. Muori dalla voglia di dare un'occhiata alla serra. Ma non credo che a quest'ora... No, anzi, Sasha sarà felice di questa visita. Io vi aspetto alla macchina, ispettore. Perché? Vieni anche tu, Durand. Prego. Questo è il regno di Sasha. Le sue piante, le sue rose. Sasha, ringrazia. I signori sono venuti ad ammirare la tua serra. Veramente ben tenute. Ma se lo dici tu... Fiori, nient'altro di interessante. E Sasha è sempre molto occupato. Lui non li legge nemmeno i romanzi gialli. Già, nient'altro. Buonanotte, professore. E ci scusi ancora. Sasha, accompagni i signori al cancello. Durand, tu non vieni? Buonanotte, professore. Buonanotte. Che scopo, un'autopsia. Dottore, ho già chiesto la procedura d'urgenza per l'esumazione e senz'altro la prego di provvedere in merito. Sta bene. Buongiorno. Buongiorno. Garage, la mia macchina fra 10 minuti al portone. Buongiorno, dottore. Sì, grazie. Una sigaretta, capo? Senti, Marie, mi è venuta un'idea. Vorrei mettere la villa del professor Levin sotto sorveglianza. Ma lei crede... Sì. Che... Beh? Capo... Tu vuoi una lezione, eh? Beh, arriva sì o no questo caffè? Comandante? Sono venuto a salutarla. Dimissioni? Pierre, perché non lasci sbrigare la tua faccenda alla polizia? Non posso ripartire così. Forse hai ragione. Hai avvertito la società? No, volevo prima parlare con lei. Grazie. Non credo che ti sostituiranno facilmente. Sai, si parla di un altro comando per me, una promozione. Volevo lasciarla a te, la nostra barca. Grazie. Se io potessi... Comunque lascia la divisa nella naftalina, non si sa mai. Comandante, il caffè. Ah. Prendilo tu. È l'ultimo che ti offro. Da gridare. Che succede? No, lasciami, voglio andare via, ho paura. Di me?
dell'uomo a cui dovrai tutto e che ti ama? Non sei sincera. Tu vuoi tornare da Pierre, ma io ti salverò, tuo malgrado. Sì, voglio andare da Pierre. Non mi importa se quella cosa tornerà, perché so che lui mi vorrà bene ugualmente. Credi? Ma quella cosa è già tornata. Ormai è piccola, insignificante. Ma se il fissaggio non sarà avvenuto completamente, tutto tornerà come prima. Anzi, la cosa aumenterà. Ti divorerà poco a poco. Ti trasformerà in un essere mostruoso sotto gli occhi del tuo Pierre. Io non voglio restare qui, non voglio! Guarda, ti do la mia parola. Si tratta di pochi giorni. Forse di una sola, ultima applicazione. E poi guarita, per sempre. Libera di andartene dove vuoi e con chi vuoi. Se sarai tanto meschina da lasciarmi per un uomo che non ha mai fatto nulla per te, tu deciderai. Ma fino a quel giorno non tenterai più di fuggire. Non vedrai nessuno. Me lo prometti? Ecco. Ti restituisco anche questa. Non ti servirà più per ucciderti. Che c'è? Chi? La polizia? L'ispettore? Pierre? Chi c'è? Chi c'è? Pierre? Sasha! Lasciala. Sì. Vai da lui, fatti vedere così. Vattene con lui così. Ricordi, ti ho fatto una promessa e la manterrò. Sarai tu a decidere. Ma prima, aiutami a vincere. Non è Albert che ti parla, ma il professor Levin. Io devo vincere. Ti chiedo soltanto questo. Ancora qui, brigadiere? Mi scusi se la disturbo. Ma per carità, disturbare non è il vostro mestiere? Io non sono della polizia. Ah, no? E come mai si è permesso di spacciarsi per poliziotto? E perché il commissario... Colpa mia, ero tanto ansioso di seguire le sue ricerche che mi ha permesso di accompagnarlo. Ma d'altra parte, venendo qui a notte tarda e non avendo il tempo di spiegare tutto... Prego. Tutto cosa? Che lei è interessato personalmente al caso di quella ragazza, come si chiama? Ah sì, Jeanette Morino. Lei non è molto credibile come poliziotto. Beh, sì, ieri lei ha indovinato, professore. È vero, la foto di Jeanette con Dedica è antecedente alla disgrazia. Ah, ma io l'ho vista. Ho visto lei, Jeanette. Ieri, di fronte a me, bella come prima. Sulla banchina del porto dove attracca la mia nave. E le ho parlato come parlo con lei. E se non mi avessero aggredito? L'hanno aggredita? Sì, alle spalle. Perché esiste un mistero che riguarda Jeanette. E io stavo per chiarirlo. Lei la ama, è evidente. E forse l'aveva perduta sentimentalmente prima della separazione materiale. E che ne sa lei? Sono anche uno psichiatra. Non lo dimentichi. Lei vive ormai nell'ossessione di ritrovarla. È capace di vederla in ogni donna che incontra. E forse ieri su quella stessa banchina dove altre volte Jeanette l'ha attesa dopo un viaggio... No, non era un'allucinazione. E poi perché mi avrebbe aggredito? Forse per derubarla. Sì, non è la prima volta che al porto... Vede? E forse c'era la nebbia. Forse lei aveva bevuto un po'. No, io l'ho vista. Io l'ho vista. Insomma, che cosa posso fare per lei? Mi aiuti a convincere la polizia? Sì, che questa guarigione miracolosa è possibile. Continuerà le ricerche. E di una donna, non di un fantasma. Questo l'ho già escluso. Dovrei rinunciare a ogni speranza. Al suo posto, io rinuncerei. No. Voglio troppo bene, Jeanette. E non mi importerebbe di ritrovarla brutta, sfigurata, pur di ritrovarla. E se ritrovasse
Una donna diversa. Sì, una donna che non è più sua e che non l'ama più. Questo sono io ad escluderlo. Vedo che non posso fare proprio nulla per lei. Mi dispiace. Grazie, professore. No, non mi ringrazi. E di che? Sasha! Accompagna il signore. Arrivederci, professore. Addio, signore. No, perché dirmi il suo nome? Credo che non avremo mai più occasione di incontrarci. Sentivi la sua voce, ti bastava aprire la porta e non l'hai fatto. Non l'ho fatto perché... Non l'hai fatto! Sapevo di poter contare su di te. E ora aspettami, devo uscire. Devo fare ancora una volta quello che nessun uomo ha mai fatto per la sua donna. Domani non avrai più niente. Ah, se potessi dirti la verità. Quale verità? Aspettami. Tornerò fra un paio d'ore. Svelto, seguilo. Ah, bene. Con la sua macchina? Avete stabilito il collegamento? Mi raccomando. E dove si trova in questo momento? Sediamoci qui. Lei permette, signorina? Prego. Hai sigarette? No, nemmeno una. Beh, io vado a comprarle. Se ci tocca vedere tutto il film. Per me, città. E mi raccomando, niente distrazioni. Prendo le sigarette e rientro subito. Sta attento. Sì, sì, va bene. Ci vede bene? Mani a posto, ci vedo benissimo, sa? Have a light, please. Thank you.
Sì? Un'altra donna? Al molo comandante dell'Age. Ma è morta? Ah, meno male. Sì? Sì, naturale. Allarme nella zona e alle squadre d'emergenza. Seddock. Seddock. Ho qualcuno che lo imita. Comunque, capo, mi pare che almeno in questa occasione i suoi sospetti cadano. Il professor Levin ha un alibi e un alibi di ferro. Alibi? Andiamo, Marais, non perdiamo tempo. Dove? Al molo comandante dell'Age. Vieni, ti ho detto. Telefono fra un quarto d'ora. D'accordo. Dottor Levin? Ha assistito a tutto lo spettacolo, poi è uscito. Gerard l'ha seguito, noi siamo qui per il collegamento. L'ha visto, capo. Ma siete rimasti sempre dentro? A turno. E non sei mai mosso? Mai. Entriamo. Leroy. Eh? E tu cosa fai qui? Le sono fedele, capo. Non posso seguire Seddock, seguo lei. E così lo troverò. Adesso non ci provare più, hai capito? Agli ordini, capo. Dov'era seduto? Non si è mai mosso. Dov'era seduto, ho detto? Ecco, ispettore, in questa fila. Ecco, proprio in questa poltrona. E l'avete sempre sorvegliato, sì? Beh, io sono uscito un momento per comprare le sigarette. Ma io non l'ho mai perso di vista. Chi c'era seduto vicino a te? Se quello che penso è vero, tu torni a fare la ronda in uniforme. A proposito, com'era vestito? Sì, cosa aveva addosso? Aveva un paltò di cammello, signor ispettore. Cioè, come aprire un elenco telefonico al nome di Dubois. La poltrona è questa. Proprio questa. E voi dove eravate? Eravamo là. Sì, là. Ispettore, alla centrale mi hanno detto che lei era qui. L'autopsia di Monique Riviere. Incredibile. Non me lo potrò mai perdonare. Come le altre donne. E questo che cos'è? È sangue, non c'è dubbio. Non so se è umano o... E di chi altro può essere? Faccia esaminare il più presto. Voi tutti con me. Salvare lei. Non ne ho più la forza. Stasera l'ho sentito. Non sono più lo stesso. Non sono più. Devo dirglielo. È finita, ho fallito tutto. Ma non voglio perderla. Jeanette, perdonami. L'ora dell'intervento è passata. Io non ho potuto far nulla. Non potrò mai più far nulla per guarirti. No, è impossibile. Il fissaggio è venuto spontaneamente. Siamo salvi, capisci? Salvi! Su, presto, dobbiamo andarcene. Non ti credo. Ma tu sei guarita per sempre. E io ho vinto, proprio quando credevo. Su, vestiti, non perdere più un minuto. Dobbiamo partire immediatamente. Partire? Sì, subito. No. Sei pazza. La polizia sospetta ormai, sa. La polizia? Non ho tempo per spiegarti adesso e non voglio. Avanti, sbrigati. Sì, ma non parto con te. Jeanette! Me lo hai promesso, sono io a decidere. Tu, Jeanette, io non rinuncerò mai a te. Io ho ucciso per te. Io... Ti prego, io ho scatenato dentro di me una forza orrenda che non riesco più a dominare, che tu sola puoi fermare. Dimmi che non mi abbandonerai mai, dimmi! No! Ecco, hai capito adesso.
Dimmi che mi appartieni, che verrai via con me. Il mio sangue impazzito si calmerà. Rivedrai l'uomo a cui sorridevi e che ti ama tanto. Dipende solo da te, aiutami! Non posso! Jeanette! Lasciami! Su, spara. Ammazza l'uomo che si è dannato per te. Abbi questo coraggio almeno, perché fra un attimo impazzirai anche tu per l'orrore. Sì, sì, non guardarmi. Va bene, non guardarmi. Ma pensa che mi puoi ancora salvare. Se tu mi dicessi... No, non posso! No? Hai detto no. E allora vestiti. Ti do un minuto di tempo. Verrai via con me. Che tu lo voglia o no. Non so quello che accadrà. Non mi importa più niente. Ma so che non rivedrai mai più il tuo Pierre. No. Sei mia. Mia, e preferisco ucciderti. Che aspetti a vestirti? Albert, per pietà. Pietà. Io te l'ho chiesta. Io... No! Aiuto! 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 No! Lasciami! Aiuto! Aiuto! Lasciami! Zitta, Jeanette! Vieni via con me. Con me. No. Ascoltami. Jeanette. Jeanette. Aiuto. Jeanette. Jeanette. No. No. Sasha, Sasha, ascoltami. Sasha, Sasha. Jeanette, nascondiamole come l'altra volta. Sasha, Sasha. Ispettore, yes. Ispettore, guardi. Levin, guardi. Spara una raffica sui vetri. Vieni subito fuori! Pierre! Avanti voi! No, fermo! Piuttosto l'ammazzo!
Sì. Devo ammazzarla. Jeanette. Portate via quell'uomo. Beh, cosa aspetta ad accenderla? Thank you.